Buon pomeriggio e benvenuti, benvenuti all'Arena del Sole, seconda giornata di Repubblica delle Idee. Mi verrebbe da dire quinta giornata del Festival di Green and Blue, scherzando con Maurizio Molinari perché veniamo direttamente da Milano, ma in realtà la seconda Repubblica delle Idee è per me un rientro a Repubblica delle Idee dopo tanti anni. Sarei dovuto tornare anche l'anno scorso, ma mi sentii male la notte in albergo e quindi non l'avevo potuto fare. Però questa sala per me ha un significato particolare, questo teatro, perché quando ci fu la prima Repubblica delle Idee a Bologna io collaboravo alla curatela di quell'edizione con Ezio Mauro e con Mauro Piccoli. L'Arena del Sole la presero solo per il mio evento, perché facevano tutto in giro per la città, e all'Arena del Sole facemmo un evento dedicato al futuro dell'Italia e all'innovazione. Pensate un po', già ero fissato con quella roba, e facemmo una maratona teatrale di 10 ore. Quando oggi mi dicono, ma come fai a stare 4 ore a teatro? Ecco, quell'anno ne feci 10 di fila. Era un momento, avevo 10 anni di meno, evidentemente. Oggi parliamo ancora di innovazione tecnologica e ne continuiamo a parlare in una chiave, secondo me, interessante e positiva rispetto all'apertura che c'è stata ieri, spettacolare, della Repubblica delle Idee, dove bellissimi interventi, ma l'intelligenza artificiale era un po' l'anticamera della fine del mondo. Oggi parliamo di algoritmi, che è un'altra di quelle cose di cui, quando se ne parla, noi giornalisti spesso la associamo a qualcosa di brutto e di sbagliato, a volte forse non capendo neanche bene di cosa stiamo parlando. Allora, i nostri ospiti di oggi: Alessandra Dragotto di SVG, che ha fatto per noi una ricerca specifica. Alessandra, sul palco. Prego, Alessandra, ci sei? Prego. Buonasera a tutti. Allora, accanto a Alessandra Dragotto, che ha fatto una ricerca per Italian Tech che presentiamo oggi in anteprima, io ho voluto invitare uno speaker che è un ex sindacalista, che un anno fa ha scritto un articolo che cominciava così: quando leggete su un quotidiano una notizia del tipo licenziato da un algoritmo o dipendenti schiavi di un algoritmo, sappiate che chi scrive quelle frasi o non sa cosa sia un algoritmo o insegue il sensazionalismo. Questa cosa le dice un ex sindacalista, che è tra l'altro collaboratore e firma di Repubblica, Marco Bentivogli. Collegato da Seattle, un'azienda che fa un grande uso di algoritmi e li fa un grande uso di algoritmi sul mondo del lavoro, il capo dell'Advanced Technology Team mondiale di Amazon, Stefano La Rovere. Benvenuto. Ci senti? No. Lo sapevo, facciamo sta figura subito. Abbiamo provato in tutti i modi. Niente? Vabbè. Ci servirebbe un algoritmo, no? Non ce l'abbiamo. Allora, regia, mi dite voi quando c'è? Allora, prima della ricerca, mentre aspettiamo, presenterei la ricerca quando ci sente anche Stefano La Rovere. Marco, ci aiuti a spiegare, cioè, detto che in questo momento nei giornali spesso algoritmo e intelligenza artificiale sono diventati due sinonimi, e tu tra l'altro qualche giorno fa hai riscritto anche di intelligenza artificiale in una chiave costruttiva. Perché, da dove nasce questa paura dell'algoritmo? Ma in realtà la paura è la merce più diffusa nel mondo, e per cui su tutti gli argomenti il punto d'attacco, che paradossalmente dà delle certezze, è proprio la paura. Per cui già con Industria 4.0, io avevo collaborato al piano, c'era questa immagine del robot antropomorfo con sembianze umane che doveva assolutamente sostituire gli operai. E l'intelligenza artificiale, anche per un errore diciamo del nome stesso, intelligenza è qualcosa di umano, artificiale è qualcosa di sostitutivo, e ovviamente il pezzo che si cerca di... Sono un po' come carne sintetica, che esatto, quando la senti ti dici, ma Dio, ma io voglio quella vera. Infatti se si dicesse carne coltivata probabilmente ci sarebbero meno pregiudizi, no? E anche sull'intelligenza artificiale c'è questo stesso retaggio. Poi se si inizia a spiegare che l'intelligenza artificiale non è intelligente, perché l'intelligenza è innanzitutto la capacità di attribuire significato, non è senziente, non è dotata di sensibilità, non ha una coscienza, non sa se quello che scrive è vero o è falso, sa che probabilisticamente è vero perché certo, fa un calcolo matematico. Già se si inizia un po' a fare coscienza e diffusione di questo, le persone iniziano ad avere meno terrore. Senti, si è collegato Stefano La Rovere, proviamo di nuovo. Stefano, ci sei?
Eccomi, ci sono, buon Bene, pomeriggio a tutti. ben arrivato. Grazie di avermi, grazie dell'opportunità. Chiedo scusa di non esserci di persona, non sono riuscito a tornare in tempo da Seattle, ma per fortuna abbiamo dei mezzi per collegarci Quanto virtualmente. vi manca per il teletrasporto? Ci arriviamo Ci prima o vorrà un poi? pochino, ci vorrà, penso, non so se, qua, se ci arriveremo. Senti, visto che ti occupi di tecnologia e cerchi di applicarla al mondo del lavoro tutti i giorni, ci spieghi bene, prima di cominciare con la ricerca, la differenza fra algoritmo e intelligenza artificiale, cioè il fatto che l'intelligenza artificiale usa algoritmi, ma non tutti gli algoritmi sono intelligenza artificiale? Certamente, bisogna fare un po' di chiarezza su questo argomento perché molto spesso si usano tutti questi nomi come se fossero sinonimi, ma proprio sinonimi non solo, non sono. Partiamo un po' dalle basi. Innanzitutto, un algoritmo cos'è? Non è altro che un insieme, una sequenza di istruzioni che elabora dei dati di ingresso, di input, per fornire dei dati di uscita, di output. Algoritmi più o meno complessi sono quelli dell'intelligenza artificiale, che, come si diceva prima, in realtà tanto intelligente non è un nome che è stato coniato in maniera più o meno opportuna negli anni 50 e sta a rappresentare quei sistemi, quelle macchine computazionali che eseguono dei compiti imitando il pensiero umano, simulando quelle azioni che normalmente il pensiero umano, l'intelligenza umana fa, come riconoscere una persona, una foto o una lingua. E quindi è importante soffermarsi sui termini, una simulazione e un'imitazione. Non sono macchine intelligenti, sono macchine che fanno calcoli velocissimi e accuratissimi. All'interno dell'intelligenza artificiale, uno dei modi per raggiungere questo obiettivo è quello del machine learning, quindi dell'apprendimento automatico. Cosa significa? Per capirlo possiamo cercare di studiare come si sviluppa il machine learning. Il programmatore crea un algoritmo di partenza e dà in pasto, come si suol dire, addestra l'algoritmo, e quindi anche qui il nome addestrare ci fa capire che si tratta di uno strumento, addestra l'algoritmo inserendo delle tante informazioni in modo che l'algoritmo capisca cosa deve fare. Per esempio, se voglio creare un algoritmo che è capace di identificare una bicicletta da un autoveicolo, inserirò tante foto e dirò all'algoritmo: tutte queste foto sono degli autoveicoli, tutte queste foto sono delle biciclette, e l'algoritmo non farà altro che, quando inseriremo una nuova immagine, cercare di capire in maniera probabilistica, in maniera statistica, se quella nuova immagine assomiglia di più a una bicicletta piuttosto che a un autoveicolo. E mi fermo qui per non entrare poi nei dettagli di tutti gli sviluppi del machine learning, come il deep learning, in cui fondamentalmente ci ricordano le grandi potenzialità di questo strumento, ma allo stesso tempo tutti i suoi limiti. E per questo dobbiamo ricordarci che è uno strumento creato dall'uomo per essere a servizio dell'uomo. Assolutamente, quindi ci puoi fare delle cose buone o delle cose non buone. Senti, siamo a Bologna, che è una delle città, tra le tante città italiane dove si mangia benissimo, dove c'è una grande cucina. Secondo te, se io dico che un algoritmo assomiglia come concetto a una ricetta, sbaglio? È un'ottima similitudine perché l'algoritmo non è altro, appunto, come dicevamo prima, come un insieme di istruzioni per fare qualcosa. Se io seguo le istruzioni in maniera giusta, se metto gli ingredienti giusti di qualità, ottengo un prodotto di qualità. Se io invece metto degli ingredienti scadenti di bassa qualità o di bassa selezione, il prodotto finale che otterrò sarà di bassa qualità. Ed è per questo che è fondamentale capire cos'è l'intelligenza artificiale, conoscerla e acquisire le conoscenze per poterla sfruttare e usare a nostro vantaggio. Bene, dopo questo ripassone generale introduttivo per capire di che cosa stiamo parlando, abbiamo chiesto a SVG di provare a capire, ma gli italiani alla fine cosa hanno capito degli algoritmi e che atteggiamento hanno? Ne hanno la paura che spesso noi giornalisti, no, manifestiamo con dei titoli allarmistici oppure hanno una consapevolezza diversa? Alessandra, cominciamo con te, cominciamo con questa ricerca che è stata fatta qualche settimana fa, quindi come si dice fresca, fresca, attuale. Regia, mi mandate le slide cortesemente? Stefano, ti mettiamo un attimo via, ma ci ascolti, intanto guardiamo le slide che tu dovresti avere. Prego, cominciamo
Cominciamo da qua, vai. Sì, grazie Riccardo. Abbiamo realizzato questa ricerca, come hai detto tu, qualche settimana fa, una ricerca che ha coinvolto 1000 italiani. È una ricerca nella quale abbiamo voluto innanzitutto capire che cosa le persone sanno o quanto pensano di saperne degli algoritmi. E quindi abbiamo chiesto se sanno di cosa si tratta. Allora, l'83% in qualche modo ha coscienza e consapevolezza o ha sentito parlare della parola algoritmi. Il 35% ci dice sì, so bene cosa sono, poi veramente dovremmo investigare se facessimo qualche domanda approfondita, però abbiamo chiesto anche a queste stesse persone di dirci le parole, le associazioni, no, attraverso questa nuvola, alla parola, al concetto di algoritmo. E allora è interessante vedere che ovviamente le associazioni sono ai calcoli matematici, alle operazioni, al problema, a qualcosa che si deve risolvere. Già questo è molto interessante perché porta già all'associazione, alla soluzione. Queste quindi sicuramente le associazioni più importanti. Ovviamente diciamo un tema molto più conosciuto dai giovani complessivamente, ed è interessante notare perché a marzo abbiamo fatto sempre con Riccardo una ricerca analoga sull'intelligenza artificiale, e sull'intelligenza artificiale in realtà gli italiani hanno molti più dubbi, no? E avevamo circa il 22% che sostanzialmente ha capito che cos'è l'intelligenza artificiale, se ne parla tanto in questo momento, mentre la parola algoritmo in qualche modo è già più nel DNA degli italiani. Quindi con i giovani che hanno una consapevolezza molto maggiore, in questo caso sono le parole, le keywords cosiddette associate alla parola algoritmo. Vediamo la seconda slide. Sì, abbiamo poi voluto capire in realtà il rapporto costi-benefici, no, degli algoritmi. In particolare abbiamo chiesto alle persone un po' provocatoriamente se secondo loro sarebbe auspicabile tornare a un mondo in cui gli algoritmi non esistevano. In realtà quello che ci hanno trasferito le persone è che ormai è un processo ineluttabile, indietro non si torna, ma non perché, non con un mood negativo per cui non si può tornare indietro, ma di fatto il 44% ci ha detto non è possibile tornare indietro perché di fatto perderemmo tutta una serie di conquiste che abbiamo realizzato nel corso del tempo. E non solo, c'è una minima parte, magari solo il 15% ci dice sì, io vorrei tornare all'epoca in cui... Ci sono quelli che vogliono tornare indietro. Sono che tipicamente magari quelle persone un po', magari quelle che oggi definiamo anche un po' i famosi complottisti, quelli che pensano come una volta... I terrapiattisti. Che più o meno come statistica è più o meno uguale. Quel 15% l'hanno visto sempre con voi. C'è una parte di paese che ancora sono pensa gli stessi che non che siamo una volta... andati in America, non siamo andati sulla Luna, queste cose qua. Esattamente, sono gli stessi che una volta che ci dicevano che gli svantaggi della scienza sono superiori ai benefici complessivamente, quindi è una quota che è sempre rimasta molto costante nel tempo complessivamente. Vediamo la terza. E allora abbiamo voluto indagare quali sono in sostanza, qual è l'impatto che gli algoritmi possono avere sui grandi temi. E allora... e comprendendo se sono gli impatti sono percepiti più come positivi e negativi, e sicuramente quello, uno degli elementi più importanti, l'impatto positivo che gli algoritmi possono avere sulla sicurezza sul lavoro. Ma un altro elemento importante è, in certo senso, mai come oggi in questa città in cui siamo, è vedere che gli algoritmi possono dare un contributo importante per tutto ciò che riguarda gli eventi meteo estremi. E in generale, se andiamo a vedere eventi meteo, emissioni CO2, siccità e carenza idrica, un altro aspetto molto importante sui quali gli algoritmi ci possono aiutare, ci fa capire come tutto il tema dell'ambiente e del clima sia un topic dove gli algoritmi possono supportare tanto l'uomo. Fermiamoci un attimo, Stefano ci ha seguito, immagino, ci puoi provare a spiegare perché gli algoritmi possono avere un impatto positivo? Lascerei un attimo da parte un momento il tema del lavoro, lo chiedo a Marco Bentivogli, sulla siccità, sul contrasto al cambiamento climatico, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, perché possono aiutarci? Certo, gli algoritmi, l'intelligenza artificiale, l'automazione, le macchine in generale sono un potente alleato da questo punto di vista. Per esempio in Amazon noi abbiamo un motto che è safety first, quindi la sicurezza al primo posto, e usiamo gli algoritmi, le tecnologie in generale proprio come un alleato per i lavoratori. Quello che facciamo, sviluppiamo e implementiamo delle macchine che vanno ad automatizzare delle attività ripetitive, noiose, o faticose, come spostare dei carichi pesanti piuttosto che movimentare movimenti continui e ripetitivi, in modo tale che le macchine che sono brave a fare questi lavori ripetitivi possono farli in totale sicurezza e gli operatori possono operare queste macchine in maniera ergonomica e con un ambiente accogliente. E vorrei anche dare qualche numero per quantificare questa importanza sulla sicurezza. Solo negli scorsi 3 anni in Europa
abbiamo investito oltre 400 milioni di euro in nuove tecnologie proprio finalizzate a migliorare la sicurezza sul lavoro, a creare questi ambienti più accoglienti e ergonomici. Solo in Italia, per parlare proprio dell'Italia, abbiamo investito oltre 7 milioni di euro l'anno scorso in nuovi corsi di formazione di sicurezza, piuttosto che in dispositivi per la sicurezza e così via. Quindi fondamentalmente noi pensiamo alla tecnologia, all'intelligenza artificiale, come degli alleati, degli strumenti al servizio dei nostri dipendenti, che ci aiutano a creare degli ambienti tecnologicamente integrati in cui l'uomo lavora insieme alle macchine nella vita di tutti i giorni. Marco Bentivogli, dal punto di vista del lavoro, visto dal punto di vista di un sindacalista, l'algoritmo ha aspetti positivi e aspetti negativi. Proviamo a raccontarli proprio con un occhio da sindacalista. Sì, no, non faccio più il sindacalista, però provo. Innanzitutto, qualsiasi tecnologia non è oggettiva, non è o male o bene, è la mano dell'uomo che riscalda e dà significato, finalità a un oggetto tecnologico, per cui anche per l'intelligenza artificiale e per gli algoritmi questa stessa cosa accade. E il digitale, ancor prima di entrare nell'intelligenza artificiale, cosa fa? Si vede anche nelle ricerche più serie fatte in Italia sulle 800 professioni censite. Il digitale cancella, eroda sempre di più le mansioni routinarie ripetitive ed esalta quelle a ingaggio cognitivo, cioè quelle in cui c'è più contributo umano, ci sono più capacità essenzialmente umane che non sono contendibili dalle macchine. E ovviamente questo comporta tantissime altre cose dentro il lavoro, nel cambiamento della contrattualistica, della natura stessa del lavoro. L'intelligenza artificiale fa qualche cosa in più, no? Già prima, nel ragionamento di prima, ricordo quando parlavamo di robotica, si diceva no, il robot adesso cancella il lavoro. In realtà è successo che c'è questo indicatore che io seguo molto, che è la densità della robotica, cioè quanti robot sono installati ogni 10.000 lavoratori, e i paesi con più alta densità della robotica sono Singapore, Corea del Sud, Germania e Giappone, e che sono i paesi a più bassa disoccupazione. Quello che si è sempre pensato, io ho scritto anche un libro contro i tecnofobi, è che in realtà la tecnologia impatta sulle tute blu, sul lavoro operativo e operaio. In realtà non era già così, questo forse nella vecchia robotica industriale degli anni 70. E quello che accade è che l'erosione maggiore è nel lavoro impiegatizio ripetitivo, e oggi con gli algoritmi generativi soprattutto nel lavoro creativo. E ci sono queste ultimissime ricerche americane che dicono che l'80% del lavoro degli americani cambierà in tutto e in parte. Allora, non ci bruciare il resto della ricerca, sennò poi Alessandro, ci abbiamo delle cose anche su questo. Regia, torniamo alle slide e sentiamo il resto e poi torniamo al tema dell'impatto sul mondo del lavoro. Allora, questo l'abbiamo visto, l'impatto sulle grandi questioni aperte. L'impatto sulla vita delle persone. Eh sì, in qualche modo abbiamo anticipato parlando dell'impatto sugli americani, ma noi parliamo dell'impatto sugli italiani e sulla vita delle persone. Allora è interessante notare, abbiamo chiesto qual è stato l'impatto sulla vita delle persone. Ad oggi il 37% ci dice che ha avuto più benefici dalla presenza degli algoritmi nella propria vita, nella quotidianità del lavoro, rispetto a quelli che sono gli svantaggi, quindi con un saldo in positivo di più 22%. E abbiamo chiesto poi di proiettarsi a 10 anni, e tra 10 anni come sarà? Beh, questo 37% diventa 47%, che da un lato ci vediamo questo aumento di 10 punti, ma se pensiamo allo sviluppo che ha, la velocità di sviluppo della tecnologia, probabilmente in 10 anni forse mi sarei aspettata di avere anche un numero più alto, no, complessivamente, perché in 10 anni veramente possono succedere tante cose. Questo fa pensare, per esempio, anche il fatto che il 15% ci dice più danni diventa un 22%, ci sono delle persone che un po' stanno in alert da questo punto di vista, perché però, probabilmente molti temono l'estremizzazione probabilmente dell'utilizzo tra quelli che stanno in alert, io vedo i ceti più fragili, cioè le persone meno istruite, quelle che hanno posizioni di lavoro meno sicure, eccetera. Quelli eccetera, che eccetera. Hanno meno strumenti e complessivamente. Allora, però per rassicurarli e per includerli, cosa dobbiamo fare, Marco? Ma sicuramente bisogna fare sul serio sulle competenze. Noi abbiamo
un sistema di istruzione, di formazione ancora fordista, catalogo uguale per tutti, programma uguale per tutti, metodi di apprendimento uguali per tutti, per cui poi ci lamentiamo se c'è dispersione e abbandono. Oggi il diritto soggettivo alla formazione introdotto nel contratto dei metalmeccanici nel 2016 dovrebbe essere veramente un diritto per tutti i lavoratori indipendentemente dai contratti. Quello che cambia, cambia molto più velocemente e più in modo profondo, per cui se non riusciamo a portare tante persone da quell'altro lato rischiamo di generare tantissimi esclusi. Questo è il problema. Il mercato del lavoro si sta polarizzando, c'è una quota di lavoro scelto in cui si sceglie anche il luogo e anche gli orari sono sempre più disponibilità, però cresce anche la parte bassa di lavoro povero. Questa polarizzazione, in particolare quest'ultima nel terziario, è un problema. Un'ulteriore polarizzazione saranno le persone che possono utilizzare a supporto della loro professione l'intelligenza artificiale e la professione che invece o non la ritiene utile o che non ha possibilità di accesso per competenze. Questa stessa polarizzazione, attenti, sarà altrettanto valida per le imprese che le utilizzeranno a supporto sviluppando più lavoro e le imprese che invece ne resteranno marginalizzate. C'è una ricerca che è uscita qualche settimana fa, che tu senz'altro conosci, che analizza l'impatto dell'intelligenza artificiale sul mercato del lavoro negli Stati Uniti per la professione del radiologo. Il radiologo, dove l'intelligenza artificiale è in grado di analizzare le immagini e confrontarle molto più rapidamente. Allora la risposta è finita la professione del mestiere di radiologo? No, il radiologo che sa usare l'intelligenza artificiale prenderà il posto del radiologo che non la sa usare. Perché ha un margine d'errore tra l'altro vicino allo zero con quello di... Quindi fatti sapere usare. Stefano La Rovere, sei ancora con noi? Eccomi. Allora, c'è un tema, tu ci hai parlato prima del fatto di utilizzare gli algoritmi per la sicurezza sul lavoro. In realtà poi gli algoritmi vengono anche utilizzati per il controllo del lavoro e il monitoraggio del lavoro e la produttività. Quali sono i limiti che ci dobbiamo mettere su questo? Sì, diciamo anche qui bisogna fare un po' di chiarezza, perché come al solito poi ci sono dei pregiudizi, si arriva a delle situazioni complottistiche un po' allarmistiche. Cosa fa l'algoritmo? Ad esempio, come usiamo l'algoritmo in Amazon? Noi lo utilizziamo per raccogliere e aggregare delle informazioni. Quindi sono degli strumenti che utilizziamo per raccogliere dei dati, tanti dati, e aiutarci a prendere delle decisioni. Decisioni che rimangono prese da noi, dall'uomo, non dall'algoritmo. Ad esempio, in Amazon, come in tutte le aziende, così anche nel mondo scolastico in cui ci sono le voti, noi valutiamo la performance, le prestazioni dei dipendenti. Lo facciamo utilizzando degli algoritmi che ci aiutano a raccogliere informazioni e dei dati che poi il manager o la persona può discutere in maniera oggettiva e trasparente con la persona. Anzi, una dei risultati che avevo visto nella ricerca che ho visto in precedenza, specialmente i giovani vedono l'algoritmo come un alleato per eliminare eventuali soggettività nella valutazione. Quelle che possono essere simpatie o antipatie naturali vengono eliminate grazie all'utilizzo di dati che offrono modi oggettivi, veritieri e trasparenti di prendere decisioni e di analizzare queste prestazioni, che rimangono sempre un rapporto diretto fra due persone. Così come il manager analizza e parla delle opportunità di crescita o celebra i successi delle persone, così ogni persona ovviamente può fornire dei feedback. Ad esempio abbiamo uno strumento che chiamiamo Voice of the Associate, che è una specie di, quindi la voce del dipendente, che è una specie di cartellone in cui tutti possono andare a scrivere anche in maniera completamente anonima dei feedback, degli spunti di osservazione, e quindi c'è sempre un lavoro fra due persone insieme. Stefano, tu l'hai mai usato questo cartellone quando avevi un ruolo meno importante? Sei andato a scriverci qualcosa? Io sono andato a scriverci e lo uso ancora oggi per prendere spunti e nuove idee di miglioramento e lavorare per sviluppare tecnologie in quella direzione. Allora, ultima parte della ricerca, dove tra l'altro riparliamo di competenze, che è il tema che stava introducendo prima Marco Bentivogli. Torniamo con le ultime slide. Regia? Eccoci. Allora, l'impatto sulla vita l'abbiamo visto.
Beh, ecco. Giustamente, hai fatto l'esempio del radiologo, effettivamente anche in questo contesto gli italiani ci raccontano questo, perché abbiamo chiesto in quali settori gli algoritmi di fatto possono giocare un ruolo positivo, la scienza in assoluto, no? E quello che ci offre questa slide come spaccato fondamentalmente è che tutti quegli ambiti, scuola, scienza, medicina, dove effettivamente l'algoritmo diventa un alleato per migliorare la professione, per efficientare i processi, sicuramente il ruolo è positivo. Dove invece si incominciano a vedere delle criticità, in tutte quelle aree in cui l'algoritmo diventa in qualche modo invasivo della vita delle persone, marketing e pubblicità, tutto il tema della profilazione che tanto è, della privacy che oggi anche di cui si parla tanto, i social network che fanno lo stesso tipo di attività, e poi tutta la guerra, ahimè, che sicuramente è un tema. La guerra è l'estremo opposto, dove invece lasciare un controllo alle macchine esattamente, visto come una disumanizzazione eccessiva. Esattamente. Vediamo l'ultima, credo che sia perfetto. E poi il lavoro. Esattamente, proprio di quello di cui si stava parlando, ci sono dei benefici che possono essere associati all'introduzione degli algoritmi nel mondo del lavoro. E innanzitutto abbiamo parlato di produttività. Anche gli italiani ci dicono assolutamente, il 74% sicuramente ritiene che gli algoritmi possano portare ampi benefici nella produttività, l'efficienza nell'organizzazione del lavoro. Sul tema della sicurezza, con gli studenti che arrivano addirittura all'85%. All'85% complessivamente. In generale gli studenti sono sempre quelli che maggiormente vedono i benefici in tutti gli aspetti del lavoro. Abbiamo parlato di maggiore sicurezza del lavoro, l'abbiamo già visto prima e l'abbiamo commentato. Ritmi, carichi e proprio il trattamento più imparziale dei lavoratori, che è quello di cui abbiamo appena commentato. Quindi effettivamente ampi benefici anche nel mondo del lavoro complessivamente. Marco, il problema siamo noi boomer che abbiamo già vissuto l'accelerazione digitale e fatichiamo a prendere il passo con quello che sta accadendo? Ma c'è boomer e boomer. Sì, poi infatti parla per te, mi potevi dire solo. No. In realtà tutto dipende dalla predisposizione che abbiamo. Tra l'altro c'è, non lo dico per i più giovani presenti, la arretratezza italiana nell'indicatore DESI, quello della Commissione Europea sulla digitalizzazione dell'economia. Il Digital Economy Society Index. Esatto. E ci vede terz'ultimi sulle competenze digitali in Europa. Chi è andato a studiare la composizione dell'indicatore in realtà ha trovato che le nostre nuove generazioni utilizzano poco il digitale, per cui il guaio è piuttosto complessivo. Credo che anche rispetto a quest'ultima slide bisogna ragionare su dove è fondamentale mantenere un ruolo come esseri umani e dove invece dobbiamo delegare queste cose alla macchina. E certo, la premessa è che bisogna un po', questo il mondo delle informazioni può fare molto, smontare tutte le caricature che si fanno. Adesso c'era quella bufala di questa arma autonoma che ha deciso da sola di colpire un bersaglio, che era chiaramente una bufala, o come le cose che spesso dice Elon Musk, no? Fermiamo ChatGPT per 6 mesi immaginando che le autocrazie obbediscano, e per cui cioè sono tutte cose che servono in realtà a vendere più. Pensate l'amministratore delegato di OpenAI che dice: attenzione, questi algoritmi prima o poi ci disconnetteranno dalla rete e ci uccideranno tutti. E ricorda per i romani, l'ha detto. Sì. E sì, però sembra un po' la favola della vipera di Trilussa, no? Cioè il pentimento di chi ha avvelenato lungo tutta la vita. Sono tutte piuttosto bufale. Bisogna stare in modo molto razionale di fronte anche a cose che ci spaventano, e ogni processo va scomposto, analizzato. Qualsiasi processo di questo tipo è fatto di un input, di una fase di elaborazione e di un output. Dentro queste cose, dove è bene che l'uomo, la donna ci sia ancora? Nell'input sicuramente, perché nell'immissione di dati gli algoritmi fanno pesca a strascico, tirano su dentro tutto. Per cui anche l'oggettività di cui si parlava nel mondo del lavoro, nella valutazione, certo, non funziona, perché nella pesca a strascico si pescano anche i nostri pregiudizi, sessismo, razzismo, xenofobia, qualsiasi cosa. Per questo queste macchine vengono preaddestrate. Però la fase successiva, l'elaborazione, la dobbiamo lasciare alle macchine. I lavori, sia quelli fisici, ripetitivi, noiosi, faticosi e nocivi, vanno delegati alle macchine anche in termini di sicurezza. Nell'output, nella fase di decisione, dobbiamo esserci noi,
la valutazione e la decisione rispetto a quello che la macchina ci fornisce, che sia un robot o una macchina sapiente, deve restare prerogativa degli esseri umani. E per questo bisogna un po' anche rimodulare il perimetro dell'azione umana, perché comprendiamo con queste sfide tecnologiche quali siano le cose più importanti che l'uomo ha vocazione di fare. Una battuta sola: gli algoritmi generativi imparano uno stile letterario, adesso saranno sempre più a supporto accanto a noi, copieranno nelle risposte delle email il nostro stile, le nostre relazioni con Tizio, Caio e Sempronio, e ci mettono di fronte anche le nostre capacità. Alcuni algoritmi generativi sanno replicare esattamente lo stile di Italo Calvino. Io mi dico, ma cavolo, perché hanno letto tutto quello che ha scritto Italo Calvino, ma quanti italiani saprebbero riconoscere lo stile di Italo Calvino? Per cui si sposta tantissimo dove focalizzare la nostra attenzione, dove sviluppare il lavoro e anche le nostre competenze. Stefano, se stavi ascoltando Marco Bentivogli, ha parlato del problema dell'immissione dei dati che può essere fatto a pesca strascico. Io ti aggiungo che spesso quello che si è visto con gli algoritmi, almeno nelle cronache di questi anni, è che anche gli algoritmi riproducono quelli che si chiamano i nostri bias cognitivi, cioè i nostri pregiudizi. Cioè il rischio è di avere un algoritmo che riproduca i nostri difetti, per esempio si è visto che sono, a volte danneggiano le minoranze, a volte sono maschilisti, a volte, cioè, ovviamente riproducendo, cioè, diciamo sempre quello, li ha scritti qualche persona, non è che siano scritti da soli. Cosa potete fare su quello? Sì, secondo me è un ottimo punto, secondo me è fondamentale lavorare sulla formazione, sull'informazione e sulla consapevolezza. Innanzitutto sulla formazione, bisogna, come diciamo prima, dare le competenze e le conoscenze sia alle persone di usare questi strumenti e sia ai programmatori, agli sviluppatori, di farlo in maniera rigorosa ed etica. Ad esempio nella formazione questa va pensata sia nelle scuole, dalle scuole elementari alle scuole superiori, università, ma anche nel mondo del lavoro. Per esempio nella formazione con le scuole superiori in Amazon stiamo collaborando con degli ITS, degli istituti tecnici superiori, e stiamo creando delle opportunità di collaborazione in modo da fornire agli studenti non solo nozioni teoriche, ma anche opportunità pratiche di tirocinio nel campo, in modo tale che appena usciti dalla scuola possono subito entrare nel mondo del lavoro. Nel mondo dell'università stiamo collaborando con tante università a livello mondiale. Per parlare in Italia, lavoriamo molto con la Scuola Sant'Anna di Pisa, con cui abbiamo anche creato dei brevetti, col Politecnico di Milano, con cui abbiamo creato dei nuovi corsi formativi e così via. Ma non solo nella scuola, anche all'interno delle aziende, le aziende devono impegnarsi in questo processo di formazione. Cosa stiamo facendo noi, per esempio? Ogni volta che noi inseriamo una nuova tecnologia, creiamo un pacchetto di training, di corsi di formazione, in modo da formare ed educare i dipendenti all'uso e alla manutenzione corretta e sicura di questo dispositivo. Oltre a questo abbiamo anche creato dei programmi che chiamiamo Career Choice, in cui finanziamo corsi di studio riconosciuti a livello nazionale negli ambiti più disparati come la robotica, l'informatica, l'information technology, proprio per creare queste nuove competenze. Questo per la formazione. L'informazione è fondamentale, il ruolo dei giornali, dei media, i ruoli di eventi come questo in cui siamo oggi sono fondamentali per trasferire e per approfondire conoscenze in maniera rigorosa, piuttosto che basarci magari dei film fantascientifici che ci danno una visione distorta della realtà. È grazie alla formazione e all'informazione che diamo consapevolezza alle persone, certo, di poter sviluppare e comprendere queste conoscenze, questi strumenti digitali. Bene, allora regia, guardiamo l'ultima slide della ricerca. Adesso la regia ce la mette, perfetto. Via. E abbiamo proprio parlato dei giovani e del lavoro che già Amazon sta facendo, per esempio con gli ITS, sul tema della formazione delle competenze digitali, e proprio su questo gli studenti si sono espressi in maniera veramente maggioritaria. In generale la popolazione ci dice che quasi 7 su 10 credono che comunque un miglioramento delle proprie competenze digitali
gioverebbe alle proprie opportunità di carriera. Questa percentuale sale all'85% proprio tra gli studenti. In generale, comunque, c'è consapevolezza che l'offerta formativa per accrescere le proprie competenze digitali è molto ampia in Italia. Sicuramente ritroviamo qua un tema rilevante, alcuni segmenti di popolazione come i blue collar che un po' probabilmente si sentono ai margini di questo sviluppo, di questo sistema, per i quali probabilmente bisogna fare qualcosa per far capire che anche per loro sicuramente c'è un'offerta formativa adatta. Alessandro, ci conosciamo tanti anni, ti voglio bene, chiamiamoli operai, che è un termine bellissimo. Blue collar non ci porta, sembra una cosa anonima. Operai, che, prego. Marco, c'è questa domanda formativa e c'è il diritto a essere formati anche dei lavoratori. Io ti aggiungo, c'è il dovere a formarsi. La formazione continua è un dovere oramai. Ma sì, assolutamente sì. Quando dicevo che purtroppo il nostro sistema di istruzione e formazione fordista è perché un po' sbaglia il modello, il meccanismo, per cui le persone molto spesso lo sentono come qualche cosa di inutile e spesso soggetto alle mode. Adesso noi siamo indietro sulla formazione STEM, quella tecnico, scientifica e matematica, allora si pensa di dirottare tutto sulla formazione tecnica. A me quando chiedono ma come si fa a avere una formazione invece che duri un po' del tempo, io dico ma guarda che bisognerà ristudiare ogni 3 mesi anche dopo aver lasciato la scuola, perché cambia tutto molto più rapidamente. Però invece che fare come fa il sistema scolastico italiano, e cioè che se inizi il percorso umanistico io dico resti senza mani, la manualità è previsto che tu la perda tranne che utilizzare la penna che non si utilizza più, lo stesso nella formazione tecnica si perde le capacità critiche e analitiche tipiche del pensiero umanistico, e per cui il futuro deve essere l'integrazione delle due menti, una ottima base di pensiero umanistico e artistico e poi la specializzazione nella tecnica, nella scienza e nella matematica. Questa è la modalità. Non a caso in Finlandia, che non fanno lo STEM ma hanno capito, qualcuno in Italia anche, fanno lo STEAM con la A di arte in mezzo all'acronimo, e anche nel liceo classico fanno il laboratorio di falegnameria, ma non perché sono dei tardo maoisti, ma perché pensano che sia utile mantenere una manualità anche se ci si dedicherà a un'arte, alla letteratura e alla cultura. Sai che tu senza volerlo hai fatto l'identikit di una figura chiave in questo momento ad Amazon, che non è Stefano La Rovere. Formazione umanistica, specializzazione tecnica. Stefano, ci sei con noi in linea? Sì, ci sono. Parliamo di un tuo collega, Simone Severini, che è responsabile del quantum computing di Amazon, quindi la cosa di cui io non saprei neanche parlare, mi ha chiesto anche di fare la prefazione del suo libro e io ho cominciato dicendo non l'ho capito, onestamente, però posso parlarvi di lui perché lo conosco e lo stimo. Allora, Simone è laureato in Italia in filosofia, poi si è specializzato in Inghilterra in informatica, ha preso un bachelor lì, dottorato, e adesso è al vertice di quello con una formazione da filosofo. Quindi alla fine le due cose devono stare insieme. Corretto Stefano, vero? Qual è la tua qual è la tua formazione invece? Io sono un ingegnere, quindi un percorso un po' più classico per il mio... Devi leggere qualche libro di filosofia però a questo punto. Sicuramente, anzi quello, l'elemento della diversità è un elemento fondamentale su cui noi stiamo puntando tanto, quindi nel nostro dipartimento non abbiamo soltanto ingegneri, abbiamo anche persone che si sono lavorate in economia, altre che vengono da profili più operativi. Ci sono persone che hanno iniziato come degli operai e adesso sono dei manager. Quindi, come si diceva, non è solo l'estrazione da dove si deriva, ma tutto dipende dalla voglia, dalla sete di curiosità, dalla sete di conoscenza, dalla sete, dalla fame di apprendere, di prendere nuove conoscenze, nuove competenze e di continuare a informarsi e rimanere aggiornati sulle nuove tecnologie, sui nuovi sviluppi. Stefano, un'ultima domanda per te. Tu hai un ruolo oggi, una responsabilità globale per una multinazionale molto importante. C'è una specificità dell'Italia su questo argomento? Cioè c'è una differenza nel modo in cui guardiamo gli algoritmi e l'innovazione tecnologica tra l'Italia e il resto del mondo? Ma diciamo che ovviamente qui sono anche un po' di parte perché sono italiano, quindi cercherò di evitare troppa soggettività. Secondo me nell'Italia c'è innanzitutto una tendenza nel risolvere i problemi in maniera creativa, quindi anche quando ci sono delle difficoltà o delle situazioni destrutturate,
non perdiamo la calma e riusciamo a trovare delle soluzioni ingegnose e innovative per risolvere dei problemi. Non a caso uno dei 3 centri di ricerca e sviluppo di Amazon nel mondo si trova proprio in Italia. Ce n'è uno a Seattle, uno a Boston, il terzo si trova vicino a Milano, in Italia, ed è il centro di ricerca e sviluppo per tutta l'Europa e lavora appunto a livello mondiale. Se pensiamo all'Italia, ci sono eccellenze nell'automazione, nella robotica, tutte quelle che chiamiamo la Packaging Valley, quindi la zona in cui fra l'altro vi trovate lì intorno a Bologna. Ci sono aziende che lavorano e con cui collaboriamo a livello globale per sviluppare ad esempio nuove tecnologie di impacchettamento automatico. Lavoriamo con società italiane per la robotica, per celle robotiche che adesso sono diffuse in tutto il mondo. Quindi sicuramente c'è un'eccellenza che dobbiamo continuare a coltivare. Bene, grazie. Chiuderei con Marco Bentivogli. Marco, una domanda più di scenario sul futuro del lavoro. Io e te condividiamo, credo, anche se ci siamo conosciuti oggi alla fine, un certo ottimismo verso l'innovazione tecnologica. E credo che non è un ottimismo solo caratteriale, sono un ottimista, ma un ottimismo fondato sui dati, cioè l'analisi di quello che è accaduto nelle precedenti rivoluzioni industriali, dove il saldo fra i posti di lavoro distrutti e creati è sempre stato positivo. E lo è stato positivo anche per quello che riguarda la rivoluzione digitale. Cioè alla fine se ne parlava 15 anni fa, oddio che succederà adesso con internet, il web e i social. Alla fine, positivo, ci abbiamo avuto un record di occupazione in tutti i paesi che hanno investito nel digitale. Io quello che accadrà adesso con l'intelligenza artificiale generativa non lo so. Storicamente mi viene da dire, finora è sempre andata bene. Che cosa sta per succedere, secondo te, al mondo del lavoro con l'intelligenza artificiale? Ma in realtà fare indagini compiute, anche quelli che addirittura lo fa World Economic Forum, che dice si creeranno tot posti, si cancelleranno tot posti, fanno delle stime molto generiche. E quello che è chiaro è che si sposta il lavoro, si sposta la natura del lavoro, si sposta la contrattualistica del lavoro. Il nostro scenario lavoro dipendente, lavoro autonomo non terrà più, ci sarà una terza corsia in quest'autostrada. E se noi non accogliamo, io non dico bisogna essere tecno-ottimisti, ma il pessimismo è troppo comodo. Uno dice andrà tutto male e io penso nei confronti delle nuove generazioni ne abbiamo già troppo distribuito di catastrofismo e di pessimismo. Cioè sembra quasi che nel secolo di più grandi opportunità dell'umanità, perché di ciò si tratta, l'umanità non ha mai avuto così tante opportunità come in questo secolo, noi sembra quasi, io la dico così, che il regista dell'umanità sia Igor, quello di Frankenstein, no? Quello che dice no, potrebbe anche piovere, ma in realtà non è così, la sfida è aperta. Se quei posti di lavoro che si generano saranno in Italia, saranno a Bologna, saranno a Milano, dipende da noi, dipende dalla capacità di preparare gli ecosistemi territoriali all'innovazione. Se non si investe in competenze, se non si investe in innovazione e in ricerca di base e ricerca applicata, e soprattutto se si crea anche un gruppo dirigente dalla politica all'impresa alle università che comprenda la necessità di guardare oltre, è ovvio che rischiamo di esaltare i rischi e di non guadagnare le opportunità, ma la sfida è veramente aperta e per questo una visione positiva deve essere quella che ci impone di fare delle cose, di scegliere, di immaginare ciò che non è più utile come investimento futuro e di concentrare tantissimo su quello che sta arrivando. Io dal 2018 ho fatto parte della commissione sull'intelligenza artificiale, per cui anno 2018, quella del Ministero dello Sviluppo Economico, e ricordo con candore un sottosegretario, che per decenza non dico il nome, che disse ma noi, perché io dico guardate che il piano di Germania è circa 1,8 miliardi, Francia è 1,5 miliardi, Cina e Stati Uniti neanche ne parliamo. Io ho letto che qui ci si vogliono mettere al massimo 48 milioni e lui mi ha risposto, beh ma i soldi non sono tutto. Allora capite bene che di fronte a giganti che stanno muovendo su tutto e l'intelligenza artificiale è particolarmente importante per l'Italia perché consente alla piccola impresa di usare la scala di una grande impresa. Il commercio, Alibaba, tutte queste cose sono state utilizzate e create per la piccola impresa, per dargli delle possibilità che altrimenti non hanno, di agganciarsi all'innovazione e di costruire nuovi sistemi di organizzazione di business. Ecco, se noi
non ritrasferiamo alle nuove generazioni questa fiducia, allora sì, sarà un guaio, ma abbiamo tempo invece per cambiare. Lo stiamo provando a fare. Stefano, io dopo un discorso così bello non ho altro da aggiungere. Tu da Seattle vuoi chiudere in qualche modo? No, grazie. Vorrei appunto ribadire quello che è stato già detto, cioè nei confronti dell'innovazione, del nuovo, non bisogna creare dei divieti dettati dalla paura, ma bisogna mantenere una mentalità aperta, volta a conoscere e imparare e comprendere queste nuove competenze. Bene, io a questo punto non posso chiedervi un applauso per Alessandra Dragotto, Marco Bentivogli, Stefano La Rovere. Buona Repubblica delle Idee.